Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata speciale perché sta arrivando il manager da Napoli e sono qua che l'aspetto e tra un po' lo troviamo, tra un po' arriverà. Eccolo qua il papà. Vieni, vieni. Oh, andiamo a posare queste cose che io ho fame. E mai va a mangiare, io adesso. No, Mezzo al formaggio. Ok. Due al pesto. Due? Sì. Allora, ve la posso passare? Sì, sì. Ci possiamo mettere qua tanto, no? Certo. Ah, c'è sta qua. Madonna, è vero. Mi pensavo mica che era questa. Vedevo, non capivo se era... il paparo sta mangiando la focaccia col formaggio. Cosa volevate d'altro? Questa pizza rossa. Ah, è una di questa qua rossa. Grazie. Ok. Ti tengo conto se vi viene in mente qualcos'altro. Paghiamo subito, paghiamo dopo. Subito. Ok, grazie. Grazie. Da un paio di bicchieri. Grazie. Possiamo, però voglio andare, andiamo fuori, va. No, e con sta cosa non ci stiamo qua. Siamo stick. Ora ci sfondiamo di più. Come puoi, Marco? Lo meno mi sento, ti piace. Filmati ti piacciono. Cosa? Allora, filmati ti piacciono, non so, pesto. Comincia col pesto. Perché la colalina è un po' particolare. Cioè, a tanti magari non è che gli piace tanto, Vuole? A me è da morire, però guarda che è andata bene. Sì. Hai sentito quello di cosa ho detto? Un orario un po' strano. Di mo' iniziamo a fare colazione noi, quello orario strano. Devi iniziare io. Napoli risponde un po' mai. A tanti magari non è che gli piace tanto, Vuole? A me è da morire, però. Guarda che è andata bene. Sì. Hai sentito quello di cosa ho detto? Un orario un po' strano. Di mo' iniziamo a fare colazione noi, quello orario strano. Devi iniziare io. Napoli risponde un po' mai. Com'è? Com'è fredda sto? Il pesto piace. Lo mangio visto, già tutto visto? La figlia del dollo. Oh, aspetta, ci dobbiamo mandare la foto, ragazzi. Ci manda sempre, no, ci manda sempre quella dei panini. L'ho mandata sul gruppo, l'ho mandata. Questa? Ah. È già fatto. È diventata più alta. Ah, ho visto. La signora se la poteva anche riscaldare. Molto. Però siamo fuori orario, qua siamo a Genova. Però sushi, scusa, te l'ha portato. Vabbè, mi piace, non ti piace neanche quello. No, non ho preso dal miglior ristorante di sushi che sta a Caserta. Ma dai così, o ti piace da morire. Infatti chi sente che piace dice che impazzisce. O ti piace da morire tipo a me. Lì c'è un sacco di amici che non lo possono vedere. Anzi, non quando mi fanno altro che faccio come la tua. Vai a mangiare sushi, facci da solo, mi dico. Sì, sì. Però a me non piace proprio, zero. Ma ce n'è uno che ci andavo sempre. C'è un ragazzo che ci andavamo sempre. A fine poco tempo qua ci siamo andati anche. Ormai questo inverno, siamo andati una volta insieme mangiare sushi, ma quando l'abbiamo mangiato, guarda, io avevo vergogna. Qua ci vado spesso con mio cugino, però con mio cugino andiamo al ristorante, se prendiamo dalle 120 alle 140 euro a testa di sushi. Le folli tu gira con lì a fare foto con te. No. Quello lì è un ragazzo che ho conosciuto dei gruppi così, perché due estati fa, no, o l'estate scorsa, non mi ricordo, c'era un gruppo
per conto una decina di ragazzi di Genova, questi erano attivi, si vedevano tipo una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, apposta per vederti a fare fotografie, tipo come facciamo noi, no? E poi a un certo punto c'è stato brutto tempo, poi non sono più lì. Però da voi è più bello, perché le amicizie rimangono poi, capito? Poi non è che c'è. Ma adesso la nostra è diventata la scusa della fotografia, però se ci vedessimo solo per la fotografia, cioè ci saremmo già rotti così da mo. Fatto che io è durata questa amicizia con te che stai lontano, cioè non è che tu dici che noi ci vediamo spesso, con te ci possiamo vedere 2-3 volte a un lato. Poi nonostante ciò sì, no, ma è bello quello. Puoi vedere, vedi questo Le distanze non ci spaventano, però anche il Gallo è forte, è uno che gli piace a lui. Il Gallo è quello che ha creato tutto. Vedi, ma l'altro giorno io l'ho detto, non so se io l'ho detto, vabbè, come dici, ma sono in debito con Gemma, che cazzo di debito c'è con tua moglie? Va a prestare i soldi con massimi obiettivi. Ma secondo me sua moglie lo fa, sai perché? Perché sennò lui si spenderebbe tutto. Sì, allora lo controlla. Ma va bene, La foto Ema. Sì, vai, che no. poi vai a dormire sul divano di Marco. Ti dicevo, a proposito, io ho visto, perché obiettivi adesso per la EOS R non li sta facendo né Sigma, c'è solo un obiettivo della Samyang che per me è un grand'angolo, quindi ne impattisco per il grand'angolo. Ha fatto il Samyang 14 mm 2.8 660 euro. Tra l'altro c'è le recensioni da Udo, ce l'ho già il 15-35 che è 2.8, però è per la Canon, normale, da Udo con l'adattatore, e la EOS R diventa una sberla. Perdi qualcosa con l'adattatore? No, ma è uguale? Crop l'altro restauro? Identico, anche perché è Canon. È realmente solo un pezzo di ferro di congiunzione e con i contatti cambia. Ah, certo. Cioè proprio è nata proprio per quello, non è che è un'altra che ci ha messo. Ad esempio io su Sony c'avevo il Comlite, ce l'ho ancora. Uso solo ottiche Sony, voglio usare solo ottiche Sony. Al massimo voglio prendere le. Io usavo le Canon, perché c'avevo la Canon, anche usavo anche la Canon. E Sigma Art voglio prendere. Quelli sono buoni. Io l'85 l'ho preso e poi non facendo tanti ritratti, perché con Canon poi sono andato a vederli. Il Canon è un po' una menata darla, perché è 1 e 2, se ti muovi il micromosso come se piovesse, capito? E poi il Sigma secondo me c'è una qualità della Madonna. Ora ti faccio vedere poi. Non ho provato qualcuno il Sigma. Io? Non l'hai provato? 85? Veramente? No, bravo. Poi io ti do un adattatore. Però è diventato manuale. No, che cazzo dico? L'autofocus per le fotografie no. Devo metterlo presto. Vediamo. Ci vediamo apposta per cambiarci queste cose. C'è un adattatore Sony, io ce l'avevo la Sony, sai. Io l'ho venduta perché... Napoli non ti la Sony. Napoli c'è... Sì, no. Con la Sony e con la 6D. Ma ce l'avevo ancora la R. No, non è uscita ancora. No, non è ancora uscita, però. Volevo darci una martellata io la Sony. Io ancora un attimo ci devo una martellata. No, perché non mi deve... Cioè, io avevo spostato tutto. D'accordo, io ho le difficoltà, tutto quello che vuoi. Però a me... Lo dico, menù. Io devo spostare tutti, ma me che sono celebro leso, quello che cazzo, ma... Però non mi ricordo, cioè, non ti ricordi, c'è troppa roba, non ti ricordi, ma... Perché poi non è uno che dici non sai cosa non sono le cose, io non so cosa sono le cose, tu anche. Però se per trovarle con la Canon ci metto un nanosecondo. Io la Canon due tasti ho spostato, ma uno perché c'ho il dito corto e mi viene comodo per la messa a fuoco. E l'altro per il video. Ecco, considera che io vengo
dalla Sony, che è la mia prima macchina fotografica. Fai conto, invece è la piccola lì. La rischi di chi se la compra dopo 3 giorni che non capisce più niente. Ce la porta un'altra volta di sì. Questa cosa che si capisce. Sì, che non è un appassionato che comunque. O comunque per come te che capiva già di tecnologia, perché te ne già uno che capiva di tecnologia sicuramente si vede, se no. Ma là uno che vuole cominciare, comincia con Sony. Io comunque io ho comprato un sacco di cose, ma io l'ho comprata negli ultimi 2 o 3 anni, vabbè, mi dirai, io vabbè, la roba fotografica da super, ma io non te lo dico perché io ho speso 20 milioni per una, ho speso 20 milioni per una custodia con la città. Nel 97. Ma dove te l'hai vinto? Stavo con la Nikon F90. Pellicola? F90 è pellicola. Io sono tutte quelle pellicole. Ce n'ho 1000 se vuoi da farti vedere. Ce ne diventa scemo. Ma ce ne diventa scemo se vuoi. Tutto per, sì, ma prima di farle giuste. Immagino. Sai cosa vuol dire? Andare a sott'acqua. Con 36 foto. Punto. 2 illuminatori. Andare sott'acqua con le bombole. È un affare così. Flash illuminatore, cioè luce da 200 watt, 200 watt di flash e la macchina. Gli squali che mi parlano, il rosso, vabbè, questo è il rosso, a Cuba, in quel momento. Io ho la scuola, c'ho uno sulla, ho messo... l'ho visto. Qua ho preso. Ma sono fatto. Ma non fa, io non ho combinato. Però che il signore mi dà ancora un po' di tempo. Mi dica, manager, com'è andata la focaccia? Ti è piaciuta? Come c'è? Devi dirlo! La focaccia è buona, ottima, mi è piaciuta. Devo mangiare quella, 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 gente piace, quella certo, al pesto, abbiamo mangiato, che è fondamentale, a Genova di mangiare forse il pesto. Che per il gallo formaggio, non lo fanno. Formaggio, non so che formaggio costa. No, si chiama Crescenza il formaggio che mettono. La Crescenza è una classica col pomodoro, che noi chiamiamo margherita. E io ho mangiato la focaccia con la cipolla perché sono più schifoso, è vero. E per il gallo quello al pesto non c'è. Sì, ma voglio il gelato. Gelato? Gelato là. Però il gelato è aperto perché non mi incazza. Gelato artigianale o tassativamente il gelato voglio. Il gelato anche qua c'è, aspetta un po', lì c'è, aspetta. Là dietro c'è il gelato. Ma ce lo dico alla signora perché non faccio qualche figura di merda. Andiamo fino là e chiuso, no? Sono abituato. Ma non stai attento, Marco. Ora andiamo a mangiare il gelato, vieni di qua. Il gelatino è tassativo. Il gelato è qua dietro, è di qua, avevo sbagliato l'angolo. Sì, per fare i filmati, fai un arcatto o via? Fai un arcatto, fai un arcatto, forza. Col Mac è troppo bello perché... Io lo usavo, una volta lo usavo. A editare ci metti un attimo. Per esportare i filmati in un secondo, qua, eccoli. Gelateria Cavassa. Devo andare a casa mia, perché a parte che vabbè, ti devo far conoscere un attimino mia mamma, che se non ti vede non è contenta, più lei che te. mi devo prendere la roba per stanotte, devo prendere il pazzolino, quelle cazzate lì. Dobbiamo scaricare tutta sta roba. Il computer non l'ho portato, eh? Il computer non l'ho portato. Non c'è problema di computer. E poi te lo do il portatile, eh? No, penso che non mi serva. Se vuoi scaricare qualche file, ah, c'è l'iPad, l'iPad. Ragazzi, tornati in casa insieme al Paparo, continuiamo la, a la lavorare serata, e a lavorare qua, qua si lavora, il gallo se ne va a spasso e noi siamo qua a lavorare con... guarda il gallo, qua c'è l'aria condizionata che ci fa sudare, guarda, ci abbiamo pure l'ombrellone, guarda, ti faccio vedere Francesco, guarda. Guarda un po', non so, eh. No, c'è la cartella che si chiama Fuji. Sì, perché lì, quella lì è un butto l'immondizia. Sì, esatto, no. Ah, l'immondizia. Quella cartella che si chiama Fuji, fagliela vedere a Francesco. Sono le foto che ho fatto perché mi ha chiamato un negozio, quello dove vado a comprare io, per provarla, è quella a 100 pixel. Ah. Quella che costa 11.000 euro solo il corpo. Solo il gallo si può permettere. Esatto, solo per Francesco. Guarda un po', ci deve essere scritto lì. No, c'è tutto Napoli.
No, vedi, devi guardare o qua nell'uno oppure in Baidu o lì che cazzo. Lavorate in Napoli, ah, fammi vedere la Bobunco. quella è una Bobunco a pezzi, guardala. Ma sì, poi c'è un motivo perché faccio delle cartelle così, solo che poi non me lo ricordo perché le ho fatte. Ah, forse perché qua, io vedi, questa qua ad esempio, lasciando perdere, è una foto che butto io, perché c'ho più dettagliato. Eh beh, certo. E c'è gente che farebbe carte false per avere queste foto. Per il culo della Bobonco. No, tanto per il culo della Bobonco. Però per avere queste foto, scusate se è poco. Scusate se è poco. Il calendario, questa qua è. Sì, però questa qua non lo so, mi piaceva di più. O è più bella questa secondo te? E fai quella là. No, no, è diversa l'espressione. No, quella. Ah, è vero? Quella è più bella, questa ci può fare. Vedi, vabbè, questa qua, il bilanciamento del bianco, dove sta? Chiamalo. Vediamo altre foto della Bobonco che troviamo. No, ma c'è altre foto a Napoli. Lavorate a Napoli. Vedi? No. Questa è solo aperta, aspetta, ho letto. Giulia Bonci. Ed è. E lì è il primo giorno forse, quando si era messa quella maglietta verde che c'era. La famosa maglietta verde. Te lo ricordi? Come no? Che avevamo detto, ma cazzo, una maglietta cambia. La famosa maglietta verde. Guarda. Ecco, io sta foto qua, lascia perdere se è bella o brutta. Anche questa qua, per me, io è una foto che butto. Ma c'è gente che le mette su Instagram queste foto. Anche le espressioni pure. Capito? Per, c'è certa gente, sono belle foto queste, a me fanno schifo. Pure qua, con gli occhi brutti. No, Mario, come la pensi anche tu? Fatti sì, scherzi. Ah, ma smutti pure. Questa non è male. Com'è secondo questa te? Questa la puoi lavorare. Lavorala un po'. Apri un po' le ombre, questo è il formato CR2. No, questa te la vorrei. No, mettila da parte che la lavori dopo, dai, così guardiamo, poi te la voglio far lavorare con Photoshop questa qua. Voglio vedere. Prendine una e la lavori tu. E me la lasci anche. No, così me la lasci come ricordo. Le catch light di sì, quella della ring light, quella che c'ho. Mettine una che ti piace a te e che la lavoriamo. E me la tengo anche come ricordo, me la firmi, eh. Vedi, persino la firma del Papa, ma tu ce l'hai, non c'è. Tu no. Vabbè. Chi rompeva le palle qua dietro? Dimmi. Questo è Luca. Ah, sì. Questo è Luca. Sì. Anche lì riempi in base al contenuto, lo facciamo sparire. Che non funzionava. No, ma lì è. Lì, sai perché? Lì erano i primi giorni che vi ho conosciuto ed ero emozionatissimo. Ma non per voi, perché sono. Ho paura di farmi vedere io le prime volte, perché non ce n'è tante persone intelligenti in giro, capito? Allora io. Quando cominciano ad essere almeno più o meno bilanciate, che cominciavo a prendere confidenza, vuol dire. No, ma io faccio mille sbagli, no? 33-30. Però ad esempio sono uno che con un mio collega, ma io le faccio vedere super volentieri, anzi, ne faccio editare una. Perché voglio scambiarmi in modi. Perché se ci passa delle informazioni a vicenda, no? Sono bellissime. Pensavo pure io, quando ho cominciato, anche io ovviamente, pensavo che i fotografi, quando scattavano, ogni fotografia che facevano era perfetta. No, invece quando poi cominci a studiare, tu vedi che anche i fotografi più bravi, per uscire una fotografia, fanno 40 scatti. No, ma poi a parte ma non te le fanno neanche vedere, sembra che hanno i segreti, capito? Perché hanno paura di far vedere se una fotografia è sotto esposta, sovraesposta. Io voglio... tutti capita di normale. Ma ti senti una cosa così, non te la fa nessuno, ma io perché non devi vedere niente? Devi fare il lavoro, non devi far vedere nessuno. Anzi, io sono io te le voglio proprio far vedere, al contrario, io sono. Hai capito, Francesco? Imparo a usare Photoshop. Stiamo vedendo le fotografie dell'ex ragazza di Aglieri. Ah, è vero. Scusami, la foto. No, non dirla Serena, Questa è l'ex ragazza di Francesco Aglieri. Solo lui è riuscito a farla spogliare. È vero. Solo te, Francesco, ci sei riuscito. Aglieri, dirla Serena. Che le taglia prima o poi. Soldi che ti compri? Non ho capito. La Fuji. Vende, ci costa poco. Bravo. Cioè a 1000 euro. Che aspetta un attimo. Ah, ragazzi, abbiamo preparato le bambine per la sera. E occhio perché usciamo. Io ho il Paparo. Fortunatamente non ci sono Fuji. Fortunatamente non ci sono Fuji. E attenti perché non ce n'è per nessuno. Stasera è street notturna. Siamo tutti ammazzatosta. Allora, stasera super challenge nei vicoli di Genova. Io e il manager. Pronti a scattare? Con tutte e due 35 mm. Vietata la raffica assolutamente. Alla gallo e alla chicken.
però stasera chiaramente, perché ci vogliamo divertire, non vi portiamo con noi ma vi lasciamo a casa. Esattamente, poi domani vedrete i nostri lavori. Esatto, che saranno fantastici come sempre. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao, ciao, a domani.